Iniziata, andiamo quindi a commentarla. Ottimo mirror Carlos match. Oliveros Guntin contro Tom White, entrambi i giocatori al loro posto sono 2-0 purtroppo, forse contesa è la parola giusta, cercavi prima. Comunque appunto entrambi i giocatori sono 2-0, nonostante i tre italiani non siamo riusciti a piazzare neanche un giocatore appunto qua. Sì, quantomeno non nei pod che abbiamo visto, magari ce ne sono altri, perché ricordiamo gli italiani a questo Pro Tour ce ne sono veramente un bel po'. Quasi 20 se non sbaglio. Insomma, una ventina circa, quindi magari altri stanno andando meglio. E allora, vabbè, fortissimo qua. Il 2-1 volare, carta perfetta per questo archetipo. Un modo di rampare per control pure, una cosa meravigliosa. E di picchiare allo stesso tempo, ma no, preferisce partire prima con l'1-2 che mette in gioco il pezzo fabbricoso. Quando una creatura muore, l'avversario perde un punto vita. Ne arriva un altro. Qua counter. Qua. Lo gioca pure Carlos. Direi fondamentale qua. Il counter. Mamma mia. 2-3. Un mana 2-3. Partenza aggro di questo control che poi, come possiamo vedere, insomma, gioca un sacco di creature anche in early game. Ha finito le terre, quindi cioè, partenza aggro è l'unica che poteva fare. Già. Sto sì. Alla fine gioca un sacco di creature. Questa è una creatura abbastanza brutta, secondo me. In linea di massima, brutta brutta. Un mana 1-1. Con 4 mana ritorna dal cimitero con 4 segnalini, se non erro, di sopra. Però entra in gioco tappata. È una carta molto lenta, inizialmente non fa niente. Diciamo che è un pezzo da sacrificare. Se è molto sacrificio all'interno del deck, può essere un pezzo da sacrificare se hai affinità con gli artefatti, però in Dimir mi sembra una carta abbastanza brutta. Vediamo che cosa si inventa appunto Tom White per sopperire alla mancanza di terre. Intanto la regia americana ci fa vedere giustamente il papà di Nether Goif. Da dove tutto signor è nato. Signor Tarmo Goif. Signor. E qua arriva una delle carte più forti del nero, una delle creature comuni più forti del nero. Il piccione che fa scartare una carta all'avversario e se non può ti fa pescare pure una carta. Affinity for artifact, quindi ogni tanto quell'affare si fa una 2-1 volante a 1, che è una roba cioè, insensata. Sì, ma anche forte semplicemente farlo. Tra l'altro è entrata anche quella in costruito, chiaramente in pauper, visto che è comune, insomma. Ottima. Arriva il blocchillo, quello è bene che vada a finire nel cimitero, in modo tale da poter mettere più velocemente possibile, poi un grande bloccante. Molto comunque un blu-nero da parte di Tom White veramente aggressivo in questa seconda partita. Sì, cioè, sì, ha fatto sì, una partita completamente controllosa prima. Può scurvare in realtà, perché ha molto early game e ha molte creature. Quindi alla fine Dimir non deve essere control necessariamente. Cioè Dimir più che altro ha una sinergia ben precisa, che è quello del pesca tre carte e faccio cose. Questo è fortissimo però, ragazzi. Questo è veramente incredibile. 5 mana, 3-5 al cast. Puoi decidere di rimbalzare una creatura nella mano del possessore o un giocatore bersaglio, pesca 2 e scarta 1. Se paghi il kicker di uno in colore specifico, puoi attivare tutti e due gli effetti. Madonna, è fortissimo. Questa è una bomba. Quindi tu lo giochi, lo casti subito e triggeri. Peschi 2, scarti 1, triggeri gli effetti. Solo che non hanno. Cioè, alla fine la sinergia è quella. Ma è bello vedere come comunque sia questi Dimir stanno funzionando con assenza di payoff della meccanica intrinseca. Che comunque pescare è una meccanica forte in generale in tutti i giochi di carte. Quindi. Paro, trasforma in 1-1, perde abilità. Lo utilizza come combat trick questa aura. Senza Storm, quindi non trasformeremo. Vabbè, ci sta, ha eliminato comunque la creatura che sul board stava dominando proprio la situazione. E dice, ehi, però il fabbricazio muore e non va nel cimitero. È molto
molto arbitrario. Tocca le carte dell'avversario, dici, no. Ti dà fastidio quando ti toccano le carte? Non lo so. No, non sono un maniaco in questo senso. No. Però sì, effettivamente un pochino, come si dice, aggressivo no, ma perentorio sì. Vabbè, sì, nel senso, ha messo l'artefatto, così vogliamo fare un po' di polemica, ha messo il token artefatto nel cimitero. È giusto che l'avversario te lo tolga. Vabbè, dico, token artefatto nel cimitero, non è che... Ma io mi sarei limitato a dire, insomma... Non... Vabbè. Però... Allora, vediamo che cosa combina adesso. C'ha un follow up per questa situazione? Ah, c'ha il clone è buono. Il clone è fortissimo. Scarto un'altra carta e metto un altro piccione. Questa music dobbiamo levarle. Invece no, copia, attenzione. Che copia? No, ha copiato la fabbrica. 1-2 fabricate e sbam. Ok. Perché ok. Decidi di copiare quella e mettere dei bloccanti. Perché sì. Sì, perché comunque Nether Goyf è 3-4 e comincia a essere preoccupante. Sì, ha messo quella pedina bloccante perché per cercare di tankare quel Nether Goyf invece che mettere un altro pupazzo e provare a vincere la race, perché alla fine il count dei punti vita è abbastanza differente, 10-18. Deve fare un po' il control Carlos in questa situazione. Non è verso di lui la race. Non è dalla sua la race. Ma perché blocca? Io non capisco. Ah, c'ha qualcosa. Okay, c'ha pure blocca, sacrifica, pesca. Buono. Questo pezzo mi mancava. Fortissimo. È una cosa meravigliosa poterlo fare. Che pescate! Che ha pescato? Doppio piccione, ha pescato la 2-1 volare, payoff fondamentale, carta imbattibile della magia. Ne vuoi tipo 10 in questo mazzo, però purtroppo mi sa che ne ha solo una. Ma forse ne è uscita soltanto una proprio al tavolo. Potrebbe anche essere, a meno che non ci sia stato un counter pick, mi sembra stranissimo. E poi il draghetto raro, il 3-2, quando entra in gioco mettere energie. Controlla, sarebbe Gilded Drake, no? Sì. Cioè, questo set Modern Horizon 3 ha avuto proprio un, come si dice, delle reminiscenze di Reserved List. Hanno provato a stampare carte che sono simili a carte della Reserved List, ma che fanno un po' cose diverse. Da una parte ovviamente c'è Necrodominance, che è una cosa, insomma, instampabile, però l'hanno stampata per davvero. Ah, fortissima Necrodominance, mamma mia. E appunto questo Gilded Drake finto, insomma. Vediamo che gli combina. ..15 punti da Everton White, o continuare a picchiare, 10 punti da di là, commettere pupazzo, 2-1, ok, decidi di fare removal secoli. Ma così forte quell'affare, boh. No, semplicemente vuole allentare la race, non vuole un altro pezzo che attacca, e decide di farlo a velocità sorcery per non rischiare counter o trick vari, o sacrifico in risposta, pesco anch'io, perché Don White, se non erro, anche lui ha questo Deadly Dispute con flashback all'interno del suo mazzo. Quindi fa... cioè, le rimozioni... non è che se c'è scritto instant devono essere fatte per forza a velocità instant. Puoi farle anche a velocità sorcery. A volte è più worth. Ok. Ha trovato la rana che torna, no? Non ce l'ha in mano? La fatina 2-1 volare, sì l'ha trovata, però sì, non è una rana, scusa, una fatina. Perché c'è la rana, che è quella che piace a te, quella. Vabbè, quella è la carta fortissima, tra l'altro in questo archetipo dico è invincibile. Che sta scartando? Perché sta scartando, più che altro? Scartando. Con Niv, perché il suo clone ha con Niv. Ha con Nims, quindi ingrussa un mondo fortissimo, infatti. Con domani arriva, sacrifichiamo una creatura a testa, per favore? O fatina? No, prima fatina e poi penso te la sacrifichi.
Cioè, quello è un bel pezzo da sacrificare. Però è anche un 2-1 volare, quindi è sempre una, secondo me è una scelta sempre un po' complessa. Cioè, no, fa direttamente quello. Ci sta pensando se fare prima Fatina, sacrifico Fatina. Cioè, perché devo sacrificare la 2-1 volare? Perché quella torna. No, invece no. Ci devi fare così. Sacrifichiamo un pezzo a testa. Qua sacrifichi sicuramente il 2-1 stesso. Avversario probabilmente sacrificherà... No, sacrifica... Ok, sacrifica l'1-2 che... Niente, molto, molto, molto legato al suo Nethergoif. Non sì. pesca le terre Tom White. E questo è il problema del giocatore già, proveniente dal Regno Unito che sì, a ci ha fatto proprio vedere un mazzo control. I mazzi control senza terre non funzionano. Adesso è molto indietro. Però arriva la quarta terra. Arriva la quarta terra, questo può significare tanto, Massi. Tipo 0-12. No, non è vero, perché qua dobbiamo mettere il 3-3 e volare. Mi so. 3-3 e volare perché ci sono due piccioni che ribaltano la race. Volare is cheating. 3-3 volare sicuramente. Sì, infatti 3-3 fly. Adesso bisogna vedere se Carlos ha in mano, pesca una rimozione. Non ha in mano nulla, mi sembra. Ha zero carte in mano, però ha il flashback di pesca 2 dal cimitero, che è fortissimo. Tu puoi fare con 5 mana, sacrifico una creatura, pesco 2. Se tu sacrifichi questa, rientra direttamente subito. Certo. Sacrifichi, quindi 5 mana, pesca 2. Rientra tappata però, Sì, 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 certo, lei rientra tappata. Beh, ottimo, molto molto forte. Gli italiani come sono andati, come stanno andando, volevi dire? Mica è finito qua il prodotto. Forza Italia, ragazzi, come direbbe Berlusconi. No, no. No! La buon'anima. E come stanno andando? Adesso siamo ancora, insomma, ai primi turni. Nel pod, questo pod non benissimo, nel senso che erano tutti 1-1, non c'era neanche 1-2-0. Secondo me Berlusconi ad Amsterdam avrebbe detto altro. Ok, ha tanto cimitero con flashback in questo momento Carlos Olivero. Perché Stunt. Tanto? Perché c'ha pure questa rimozione molto forte del nero, un mana nero, un incolore, meno 3, meno 3. Ah, mette segnalino, metti carina. Segnalino più 1-1 dove vuoi. Carina. E poi c'è anche la 1-1 che ritorna dal cimitero pagando 4. Baffata. E qua si pusha per 5, si cerca di settare l'Ital. E qui meraviglioso il turno per Carlos Oliveros Guntin, e attacca attacca, dice ti offro il trade brutto per me, ma tanto io sacrifico, pesco due carte e me la rimetto in gioco. Questo è cheating proprio. Pesco due, e rimetto in gioco gratis, dal niente. Mamma mia, ti passano tre danni. Fortissima sta cosa. Te ne vai a di meno. A 6. Quella terra che fa? Quella terra si sfeccia. No. Si sfeccia da mana. E perché la fa? Ah, perché non la può ciclare. Bianco, verde, nero, mi sa. No, blu, verde, nero. Blu, verde, nero. Tra l'altro, il mana in colore è anche utilissimo nel mazzo di Carlos. Perché ha la bellezza di tre mostri eldrazzosi fortissimi a 5. Che pagando il kicker fanno sia pesca 2 scarta 1. Che rimbalzo, creatura nella mano del possessore. Arriva il quinto mana per Tom White, fondamentale, era rimasto staggered di mana. Il mazzo di Tom White vuole arrivare come minimo a 5 mana, anzi direi va bene. Va bene fermarsi anche a 5 mana. Però il quinto mana è fondamentale, abbiamo... Eh sì. Beh sì, c'ha 6 carte a costo 5 nel mazzo. Di cui una in mano, Petrifying Meddler. Comunque adesso questa Consuming Corruption potrebbe essere molto interessante, eh? Molto molto interessante. Intanto attaccano tutti e due, eh? Mica si spaventa Tom White pure se ha 6 di vita. Picchia picchia. E Oppo non blocca niente. E chi sta è grusso però, eh? Chi sta è grusso? Non blocca niente. Questa grande carta di controllo che può fungere sia in maniera aggressiva che control. Perché aggressiva tappo, attacco con tutto, ti tolgo il bloccante. Control perché tappo, evito l'attacco e c'ho pure Rich. Certo. 5 mana, 4-5 Rich, entra in gioco, tappa, stunna. Utter Insignificance e isola, però abbiamo detto che ha il pesco 2, no, l'ha già fatto il pesco 2 al cimitero. Ha pescato Deep Analysis, che è un altro pesco 2, sì. Però mi sa che qui se n'è andato. No, può bloccare, alla fine perché? Blocca e... No, morto non è. Morto non è. Tecnicamente.
In realtà sappiamo che qua ci sono due removal nella mano di Tom White. Quindi è morto. C'è il corruption, però l'altro removal devi sacrificare una creatura. E non ha neanche la palude, non lo può praticamente tirare. Però un removal secco ce l'ha. Ce l'ha. Ricordiamo volanti che... volanti ci sono, però... Ricordiamo che il clone è un apprentice. Sì. Può fare pesco scarto. Quindi quando... sì. E quando gli muore una creatura, l'avversario perde un punto vita. Utter Insignificance nella mano di Carlos. Esatto, che funge sempre da rannizzazione quasi, la creatura equipaggiata, la creatura incantata perde tutte le abilità e ha forza costituzione 1-1, però, può essere anche esiliato. Però un giorno le può esiliare, almeno quello. Sì, sì. Può decidere di farlo pure a velocità instant sul 4-5 Rich che para. Dopo questo turno ci sarà Modern, signore e signori, se quindi siete interessati al formato costruito più famoso e più giocato di Magic al mondo, è il momento di chiamare amici e parenti. Deep Analysis. Forte questa Deep Analysis, perché ha trovato un -3/-3, che è la soluzione perfetta per risolvere quel 3-3 volare. È che non vediamo l'ora di risolverlo, perché sennò siamo morti. Mamma mia, grandissima pescata del Magic. Tra l'altro però Deep Analysis un po' male, perché Deep Analysis per rifarlo costa 2 vite. È vero, però costa anche 2 mana in meno. Ok, questa volta però decide di giocarlo a velocità di... trova un counter qua Tom White. Il counter è forte, Sì, ma... forse sarà... Vediamo se funzionerà questo counter. Con Summon Corruption, quindi quello... guadagno 2, ti levo la 2-1. E quello va bene. Il counter è a meno che spendi 2 in questo momento, perché ci sono 0 energie per Tom White, quindi soltanto quelle del counter stesso. Quindi è un quench. Però ha 3 instant Carlos Oliveros Guntin nella sua mano, attenzione. Arriva il tipicchio di picchio. Quello è un 2-3. Il 2-3 va... è a 3. Ah, no, sono tutti letali, li deve ammazzare tutti. Può fare -3/-3 là. Può ammucchiare, secondo me. È probabile. White... -3/-3 là. E poi sull'altro arriva il counter. E ti frega. Questo va bene. Dice che me frega. E l'altro diventa 1-1-1. E invece non oggi. A meno che spendi 2, ammugghio in risposta. Già, prendo le carte, le rimetto nel mio mazzo, mischio e così via. Nonostante il mana screw di Tom White, riesce ugualmente a portarsela a casa di nuovo. Dato qua è già partito G2, perché sappiamo la regia della magia velocizza i match. C'è stato anche un mulligan di Tom White. Quindi a 6 carte, opening hand, ci viene proprio indicato didascalicamente. Boom! Oh, attenzione. Sorin di secondo, tanta roba. Dall'altra parte c'è quell'1-1 che ritorna dalla tomba come vuole e con quanto vuole. Giusto? Sì, quello sì. Ritorna. Sì, bello, sì. Qui, bellissimo. Capito perché quella 1-1. Comunque è molto, molto forte in combo con una Cursed Marauder. Certo. Cioè proprio è un pezzo che vuoi sacrificare. Non vedi l'ora. Sì, ci può stare. Non è la carta più forte di questo set, non è una carta buona, però è sinergica alla fine questo mazzo. Cioè ci sta, è merce da... è legna da ardere, sostanzialmente. Due segnalini. Torna. Due segnalini torna. Sì, torna come 3-3, però con 4 mana. Ha capito, però è scherzo. Sì, sì, se l'avversario non fa niente, sì. Anche chi non può essere counterato, un'abilità, insomma. Sì, sì. Ma c'è Tamio. No, era sembrato Tamio per un attimo nella mano di Carlos. No, però invece no. Piccione 2-1 fortissimo. C'è il counter nella mano di Don White.
Beh, counterare quello male male, eh? Poi torna. Ma non lo poteva neanche fare, quindi sì. 5 mana Opel, passerà. Oh no, forse giocherà il 4-5. Poi. Gioca il 4-5, qua dobbiamo parare. Quindi se gli pesca terra presso Carlos, gli fa quella che dà una fase in più. Però gli serve terra, infatti assapora questa pescata, guarda bene. No, mi sa che ce l'ha già, la terra. Esattamente. Perché quella dà mana in colore subito pure. La cosa bella è questa, che sono le fetch in limited, di solito comuni, sono figurine che ti fanno entrare, cioè sono terre lente, devi aspettare almeno un turno prima che ti diano mano. E invece no. E qua fortissimo questo incantesimo, fortissimissimo, ti fa fare una... Ah no, la stanno leggendo? No, 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 ha già fatto, ha stappato, oh. E quindi fa due turni, è veramente okay. Molto forte. Cioè. No, no, questa carta, allora... Parlando pure con il mio carissimo amico Renato Spinelli, nonché judge... Che dovrebbe essere qui, tra l'altro. Che dovrebbe essere qui, judge della magia potentissima. E inizialmente avevamo letto la carta male, io l'ho giocata malissimo durante tutto un draft a Messina. Mm. E ho scammato, mi sono posizionato bene, probabilmente proprio perché ho scammato questa carta. Però avevo chiesto al judge di livello 2. Quindi pessima pubblicità per Renato. Poi, leggendola meglio, in pratica tu... stappi, peschi e passi, però non puoi rigiocare a velocità sorcery in quel turno, passi. Ah, ok. Non è tipo reclamation. Ok, ok, ho capito. Che puoi giocare, ecco, quindi poi stappi, peschi, passi. Cioè un pesco uno in più a turno. Però stappi tutto, stappi pure. Tutto, stappi quindi... sia terre, creature. Certo. Cioè, comunque fortissimo, attenzione. Comunque gigante. Peschi due carte a turno e sei stappato quando passi. Sì, 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 sì. Vabbè, una carta evidentemente vinci dopo che la fai. Sì, assolutamente. Sì, molti. Esatto, Renato ha detto proprio questo: che non è scritta bene la carta, è scritta in maniera molto confusionaria e non si capisce. Infatti, io. Cioè, spesso magari te la passano pure al tavolo. Non a quello del Pro Tour, però tavoli X magari te la passano perché non capiscono quanto è forte. Passa qua, come mai? Aspetta che non ho capito. Ah, l'ha già attaccato, scusate, poi stappa sempre per effetto di quell'incantesimo. Sì, 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 vabbè, però... Vabbè, questa partita, cioè, non si può riprendere. Non si può Io riprendere. Questa volta ci metto la mano, non si può, ma perché cioè, i punti vita sono quelli che sono, è uno dei due Dimir pesca due carte a turno sempre. Che poi capito nell'archetipo è molto importante pescare. Sì, sì, è estremamente sinergico in questo mazzo. Sì. Ok. Arriva la ranellizzazione più l'esilio. Muore anche un'altra creatura. Sì, punti vita. 8. Ha guadagnato 5. Ha guadagnato 3. Rimane solo una creatura sul campo di battaglia per Carlos, però insomma... Però si pesca a due turno, quindi il nulla. Boom. Manda a 5 Don White, mano piena per Carlos. Con Depth Defiler, quindi 5 mana 3-5. Pesco 2, scarto 1, che fai nei privi? Tanto vedi, guarda come crea discussione quella carta, giustamente. Qui di nuovo fa questo giochetto della fatina che torna dalla tomba direttamente quando viene sacrificata. Sì, da E non solo, gli fa anche due vite. Visto, lui ce l'ha i playoff. Di lui ce l'ha e ce n'ha pure tanti. Adesso stappa tutto. E passa. No, ripesca, dovrebbe pescare. Sì, stappa, pesca, passa. E non ha pescato? No. Sì, infatti glielo dico. Pesca, no? Non passa per forza perché può giocare, penso, a velocità instant subito, credo. Non può giocare a velocità sorcery. Ma forse passa... No, sì. Puoi sicuramente giocare a velocità instant.
Vabbè, situazione disperata qua per Tom White. Che si può inventare? Niente. Rimbalza il volante, anzi lo stunna, scusate. Pupazzo passo, ciuccio due vite fine turno, ciuccio due vite nel mio turno. Pinza. Esatto. Lo fai due volte. E infatti... Alla fine vince quello. Cioè quello, se sei riuscito a tenere board... Certo. Poi alla fine soprattutto in un control, capito? È perfetta per control, perfetta. Attenzione. Vedi che viene scritto opening hand, quindi nessuno dei due ha preso un mulligan. Ok. Tanto piano piano si stilano le carte sulla sinistra nella lista perché la regia Devono vederle, sono dietro dei judge che comunicano chiaramente alla regia quali sono le carte in mano di questi giocatori. Domanda 1 lifelink, con due mana si adatta. 1, quindi diventa 3-2 e prende Menas fino alla fine del turno, morto. Tutte le volte che prende un segnalino, quindi fondamentalmente non solo quando si adatta. Esatto, questo è il bello di questa creatura. 3 mana delle 3, niente, passo. Vedo una null drifter. Una null drifter nella mano del signor Carlos. Però non vedo il terzo land drop. E qui malissimo. Mamma mia, Carlos si è tenuto una mano sbagliatissima. È vero che era on the draw, quindi ci poteva provare. Dall'altra parte però non arriva neanche il... No, perché siamo a turno 3, scusate, ok. No, turno 4. Turno 4? Sì, però... Quindi ha saltato l'end drop anche... Tutte e due. E lui però l'ha trovato. L'ha trovato e può fare un drifter e pescare due carte. Poi andrà a finire al cimitero. 3 mana pesca 2. Divination ci sta, è forte perché non vuoi saltare il land drop. No, vuoi continuare a fare più land drop del tuo avversario, soprattutto in questo matchup. Ma sì, ma perché sono pieni di costi 5 entrambi. Comunque vuoi, sì, anche perché non aveva nient'altro da fare. Comunque 3 mana pesca 2 carte lo fai. Certo, ti piace di più giocarlo 7 mana 4-4. C'ha pure Annihilator 1, fortissimo Annihilator 1. Forte sì. Vola pure, oh, cioè, sì, una carta vera quella. Sì, una bomba pazzesca. Attenzione, 4 mana del Magic. Quindi Tom White continua a saltare l'end drop, invece questa divination ha fatto sì che Carlos riuscisse a pescare le terre. Scartillo. 2-1 counter, ma qui giustamente Tom White vuole togliersi le terre, cioè le carte, scusate, che tanto non può giocare perché non ha terre. Ok, 4 mana pesca 2 qua, deep analysis, ottima. Quindi entrambi hanno giocato una spell che pesca due carte. Sarà una partita secondo me combattuta, sarà. Beh sì, in fondo il capo di battaglia c'è un 1-1, ha pescato la terra Carlos. No, non ha il quinto mana. Non ha il quinto mana, è un po' grave. Sì, non bellissimo. Vabbè, non bellissimo, però c'è tutto il tempo del mondo. Dall'avversario c'è una 1-1 a terra. Non c'è troppissima fretta. Ok, trova subito l'isola col cantrip energetico. E con 4. Bene, quinta terra trovata. Grazie turno, alla carta che pesca 1. Turno vuoto però. White che può fare qua? White gli può tirare un 6-6 volare in faccia. E glielo tira. Vediamo se è vero. O se c'ha paura di un eventuale counter. Che c'è nel mazzo, Ci pensa. Ci pensa, però c'è un tell, nel senso ha fatto pesca 1, sembrava proprio gli mancasse il mana. Cioè, sai cosa? Sembrava gli mancasse, cioè sapeva che gli mancasse il mana nella mano di Carlos, il secondo blu. Quindi se avesse avuto il counter penso che sarebbe sempre rimasto open Carlos, non avrebbe pescato nel suo turno. Quindi ci sta a pensare che non ha counter in mano. Però lo stesso, decide di giocare safe correttamente con White e passare e lanciare la minaccia, nonché la pescata, alla fine del turno dell'avversario. Come si fa nei veri matchup control della magia.
E allora? Mamma mia, comunque c'è, cioè, che partita strana, un draft. A me piace. No, allora, quello che volevo dire è che prima hanno giocato, sì, tutti i pezzi, tutti, la board era piena, qui sono, sì, sei terre quasi, sì, e tutte carte in mano, sì, sette carte in mano da una parte, sette carte in mano dall'altra. Sì. Mille scelte, che fai, che non fai. C'è stato semplicemente pezzo removal, pezzo removal. E poi si gioca, quindi partita che va tutta in late game, perché arriviamo in late game con il massimo quasi dei punti vita entrambi e con la mano piena entrambi. Quindi è un matchup di adesso sarà una partita da un match d'attrito. Eh sì, totalmente d'attrito. Tra l'altro ha di bello nuovo in mano il giocatore spagnolo l'incantesimo che prima l'ha fatto vincere. Quello sposta, quello è, cioè, definisce proprio il match. Anche questo 6-6 volare sposta, però ci sono mille modi per risolverlo, mi sa. Non nella mano, però. Mi sa di sì. Ora vediamo. Intanto sicuramente c'ha tre mana, rimbalza come seconda carta in cima all'avversario, che ha tutti gli effetti un removal, che però poi si ripresenterà come minaccia. Quello c'è sicuramente. Comunque adesso può filtrare un po' il mazzo Tom Wider, che per esempio se sacrifica quello Eldrazi fa un blood token. E arriva. No, oh, questo è fortissimo qua. Questo è fortissimo qua. Perché l'ha anche kickerato, c'aveva, sì, il mana in colore dalla, sì, terra. Questo è fortissimo. Se mana 3-5 ti rimbalzo il 6-6 volare, pesco 2 scarto 1. Tempo swing clamoroso. E card selection, fortissimo. La carta degli dèi, veramente. Mamma mia che forte. E ti metto pure un pezzo. E questo turno ha spostato un po'. Parecchio, no? Un po', parecchio. Vediamo un po'. Nella mano di Tom White ci sono i Petrifying Meddler che tappano, stunnano. E possono quindi arginare la race impostata di Carlos, eh? Forse è il caso di farne prima uno e poi l'altro, dirò la verità, mo vediamo. Qua sta pensando se ritirare il 6-6, volare, oppure essere, quindi cercare di essere un po' più proattivi o andare un po' più sulla difensiva. Va più sulla difensiva. È la scelta safe. Ed è la scelta giusta, tra l'altro, anche a mani... Beh, sì, finta che di avere qualcos'altro con quei due mana può effettivamente dargli, insomma, ma soprattutto, un po' di grattacapi. Soprattutto avendo un effetto di Enter the Battlefield, comunque quei tre danni te li sei risparmiati. Se poi c'ha removal, però intanto ho preso tre danni in meno. E se mi fai di nuovo removal su 6-6 volare, io faccio 5 mana, niente, 5 mana, niente, 5 mana, niente, e muoio. Cioè qua fai 5 mana, faccio qualcosa, poi muore, pazienza, ma... ho fatto qualcosa, ho guadagnato 3 punti vita. Sacrifico l'unico pezzo bello da sacrificare, visto che torna. Pesco 2. Molto bene. Con uno blu, pesca 1. Pesca 1, mette 2 energie, ne gioca 2? No. Ah no, ok. Questo si sconta di un costa 4, rimbalza come seconda carta in cima al Grimorio, ma costa 1 in colore in meno per ogni carta che hai pescato in questo turno. Forte. Quindi di solito pesca, costa 3. Se costa 4, peschi di turno, costa 3. Lui ha pescato 3 carte in questo turno. Quindi costa 1. Forte. Toglie permanente, non terra. Forte, forte, forte. Molto forte. Questa è una delle migliori carte comuni del blu. Il 3-5 attaccante diventa una 1-1 senza abilità con Utter Insignificance lanciato con i due mana che erano rimaste a Tom White, così prende solo un danno. Cioè il mana del Magic e tira questo a velocità sorcery. Che fa qualcosa? Pesca 3, mette una 0-1. Ah, il solito. Pesca 3, io nel 2, ho pescato 6 carte. Carlos Oliveros Guntin in questo turno. 6 carte, 3, 6 carte, sì. Ho pescato assolutamente 6 carte. Non sappiamo cosa, però sei carte, sei, ok. Pescato adesso counter, forse un po' tardi, ah no, ce l'aveva già. Ora ha pescato terra. Però... Ora bisogna riempire la board di cose, eh. Ah, c'è lui però,
quello che conniva e minaccia. Intanto pesco scarto, magari vediamo. Alla mano di solo spell Tom White. Scarta il counter ormai. Cioè non sei più nella situazione in cui, cioè il counter è forte nella situazione in cui sei in vantaggio, anche leggermente in vantaggio, in situazioni in cui non ci sono troppi mana in gioco, visto che non è un counter secco, non è counter, se fosse counter sarebbe forte sempre. Sì, più che altro, esatto, essendo arrivati a 7 terre, sì, è una carta che può essere molto più morta, molto sì, più, insomma, sì, può rappresentare una carta in meno molto più spesso rispetto a quanto invece sarà utile. Sì. E poi sì, il counter è forte contro chi insegue, non quando sei inseguitore. Se inseguitore devi fare pezzi, devi fare rimozioni, certo, per contestare la board. Allora, a costo 4 sta per arrivare un copy croc probabilmente, vediamo se è vero. Copy croc che copia... Madonna mia. Che copia? Che copia se sei... Mostrone. Copia il piccionide. Johnny deve volare, perché non copia il Defiler? Perché il Defiler funziona al cast, esatto, e poi gli fa pure 0-1 tra l'altro, e gliel'ha esiliato con 3 mana, sicuro, sì, con 5 mana esilia creatura praticamente il blu, e non attacca però, come mai? Non è 4-5 quel pezzo? Non è 4-5 quel pezzo, no, è 3-5. Ah, è 3-5, okay. È 3-5. Allora, pescato Consuming Corruption? Sì, sono 3 danni. 5? Ah no, 4. 4. Ok, il 6-6 volare per ora si può gestire soltanto tappandolo e stunnandolo. Si picchia per un Cornips, quindi ci filtriamo una figurina, vediamo. Ricordiamo che il pezzo ha minacciare, quindi va bloccato con 2. Sì, se vuole parare perderà... Ok, scarta terra però. Può parare con tutte e due e ucciderglielo. Può provare a parare con tutte e due e ucciderglielo. Quello è 3-4. Sì, può provare. Se dovesse succedere... Con Summon Corruption secondo me vince la partita. Summon Corruption risolve anche 3-5. Dici vince la partita? Ok, intanto succede questa cosa. No, non ci prova. La fa con 1-1-1-1-0-1. Ah. Cioè semplicemente ha voluto bloccare, non... Perché poi sacrifica grazie al mostrone e fa 2 blood token. Bellissimo. Sacrifica grazie al mostrone e fa 2 blood token. Cioè, certo, questa è un'ottima, certo, giocata, chiaramente. Io mi stavo chiedendo, ma perché blocca che ha 16? Ma prendesse danni, no? Invece a quel punto 2 blood token sono molto meglio. Sacrifica 6 blood token. Ritorna ogni carta creatura dal tuo cimitero in gioco con un finale di counter. Siamo a 2 blood token. C'è un ultimate in quel 6-6 volare. Intanto questi sono danni. Attacco col 3-5, attacco col 6-6 che fa Connims. Ma no, non può, era stunnato il 6-6. Ah no, vero, hai ragione. Mi pare, Sì, hai ragione, perdono. Con 3 mana. Ok, il lui che a me abbiamo capito essere proprio carta archetipo. Il ciucciavita. Ciucciavita, 5 mana. La Night of White c'è una removal secca che però necessita di sacrificio di creature. Però al momento non ha molto da sacrificare. Cioè sono tutte robe che non vuoi sacrificare mai quelle. No, non vuoi sacrificare nulla di quelle carte lì. È stato prima sfecciato qua. Forse vuole pescare. Forse ha un modo di pescare per questo sfecciato prima. Ah no, ok, voleva fare con 1000 milioni di danni. 6 per l'esattezza, e guadagno 6. Sì, onesta. C'è una risposta. Ah, fortissimo! Misdirection. Misdirection perza. Mani dietro il collo. Terrificante questa cosa. La cosa bella è che sia io che Jack abbiamo messo tutte e due le mani dietro il collo. Voi non ci avete visto. Sì. E questa è una cosa che fa male al cuore. Cioè, tu guardi la partita e dici, oh mio Dio, quanto dolore. Sì.
Sembra che l'ho provato io proprio sto sì, dolore. Tecnicamente potremmo andare fisicamente a Tom White in questo momento e mettergliele pure noi le mani dietro il collo per accentuare la disperazione di questa misdirection. Comunque non so se qualche Pro Tour competitor italiano sta sentendo la nostra telecronaca. Se lo fa, venite qui e vi intervistiamo tra una partita e l'altra, facciamo commenti a tre, commenti, facciamo cose, ok? Dai. Poi lo andiamo a caccia in avanscoperta scoperta durante la pausa pranzo. Diciamo che non esiste pausa pranzo per me e te, Jack, ti ricordo. Ok, va bene, allora punto, mangerò la lattina. Il punto vero è che gli altri stanno giocando, i giocatori del Pro Tour sono Pro Tour Competitor, stanno giocando, quindi probabilmente sarà anche difficile averli qua perché gli inizia un turno. Certo. Infatti sono momenti lampo ovviamente. Forte qua. Ma fa blocco sul 4-5 col pezzo del touch 1-3. Gli dà meno 3 in combat. E quindi si salva la 1-3. Voleva scambiare qua Tom White. E invece no. Tom White ha pescato troppo. Una mano davanti e una dietro. Eh sì, ma perché Carlos ha pescato veramente troppo. Ha pescato troppo di più di Tom White. Veramente troppo di più. Attacca, questi sono 2-3-5, ci sono ancora due blood token, quindi dovesse pescare a 2-2-4, scusa. 3-1-4. E dovesse pescare delle terre, anche due blood token per levarsele, quindi card selection al massimo, 5 mana per sacrificare un artefatto, perché dice anche artefatto. Madonna! Quindi pescare due, token. Deadly Dispute. Trova il counter. Vabbè, con due, counter. Il counter non è scarsissimo, perché ha due energie, quindi può fare con due a meno che spendi quattro. Il mana ce l'ha Tom White, però il mana ce l'ha. No, ti dà due energie. Ah, c'ha due energie là, ok, sì. Non l'avevo viste. Sì, sì, può fare fino a meno che spendi quattro. Quindi se fa doppia spell Tom White probabilmente si becca un counter, quindi è pure forte come pescata tutto sommato. Sì, effettivamente pensavo insomma. Vabbè, qua direi che passa. Due mana, 2-1, volare, quando peschi la seconda carta ogni turno fai uno 0-1. Eldrazi Shion. Scusa, un Eldrazi Spawn. Sì. L'Eldrazi Shion qual era? Lo stesso? Mi stai facendo una domanda. Ti ricordo che sono siculo, quindi omertoso, non posso rispondere. No, è lo stesso. Forse si chiamava così prima. Era quello dell'espansione del passato. Ah no, è 1-1, scusa, l'Eldrazi Shion è 1-1. Non è proprio uguale. L'ottima chat pronta, immediata. Attenzione. Si annullano a vicenda. Attenzione, 4 mana open, non si può counterare. Però questo. Però i counter sulle spell con Storm mi insegni che non sono fortissimi. Quante spell ha fatto? Tante, troppe. 3. Uno là, due su quello grosso, diciamo. Due su quello grosso, uno su quello piccolo. Ah no, al contrario. No, al contrario, perché effettivamente è meglio spegnere l'abilità del ciucciavite. Certo. Quindi farà qui un counter sull'altro. E beh, a quel punto ci può stare tenersi la 3-5. Tanto ci dovrebbe. Comunque ci sono delle cose. Allora, è vero che Carlos ha pescato più di Tom White, però è vero anche che ci sono delle risorse nel cimitero di Tom White, se non erro. C'è una Deep Analysis, c'è un Nethergoif. Nethergoif si può attirare. Ci sono cose. Intanto, ok, qua dice in risposta di ciuccio due vite per l'ultima volta, con il mio pupazzo 1-3. No, no, deve rimanere, dice, bro. Bro. Che fai? Mi stacchi l'incanta creatura? Ok.
qui serve l'incantesimo per pescato a turno, se no. Effettivamente. Cioè, Tom White comunque ha pescato di meno, ma la car quality del mazzo e come gioca anche. Sì, riesce sì. a. Sì, è stato un botto risposta incredibile. Bellissima partita. Bellissima, infatti sta durando bellissima. Un sacco. Sì, però, perché cioè, ma se lo meritano i due giocatori di fare una partita bella qua. Ma sì, perché non è la classica partita che uno dei due parte forte e riesce a impostare una race e porta a basso l'avversario. Cioè, c'è stato. Io attacco, difendo subito. Attacco, difendo subito, dove attacco significa creatura, difendo significa removal. Attacco, pezzo, removal e poi late game. Entrambi a 20. Stesso mazzo, circa. Qui sacrifica Blood Token, si scarta una terra, ma ne pesca un'altra. Arriva -3/-3 che è forte, fortissimo. Soprattutto sul ciusciavita, come ormai abbiamo deciso di chiamarlo. Direi proprio di sì. Però in mano al buon Carlos rimane veramente nulla. Cioè, Ether Spike e tre terre. Mamma mia. Veramente. Nonostante tutte le carte pescate. Capito? Qua infatti il valore si sta esaurendo. Tra l'altro sono curioso di sapere quante carte ha ancora nel mazzo, nel senso che comunque dovesse pescare l'incantesimo e gli fa pescare due a turno, sarebbe vicino al morire di 1000. Dici? Quante carte ci avrà dentro al mazzo ancora? Una decina, non di più. Sai che può darsi. E la partita è ancora lunga, può darsi. E qua la situazione incredibilmente si è ribaltata. Ma è stato fortissimo l'incantacreatura delle ma rane. Ma sono arrivati i turni addizionali però, Ah sì? Sì. E allora si può strappare il pareggio? E si può strappare per i due giocatori e i due mazzi veramente meritano di uscire undefeated da questo pod, Quindi vediamo. Lo vediamo in alto a destra, quindi il count dei turni addizionali, il Dadide in questione. Penso proprio di sì. Nethergoif torna dalla tomba esiliando quattro pezzi diversi e qui fa counter. Sì, deve spendere tutte le energie, deve fare a meno che spende 4 perché ci sono gli Eldrazi spawn che se sacrificati puoi spenderli, puoi spendere mana. Tarmogoyf torna nella tomba, ma Carlos, ripeto, adesso ha tre terre in mano. Non la vince più, deve riuscire a sopravvivere. Che pesca, dipende che pesca. Secondo me non la vince in due attacchi. Siamo al secondo turno, 2, 3, 4, 5. Cioè, questo turno è un altro per fare 11 danni. No, lui non li fa, deve non morire adesso. Quello è. L'ha trovato l'incantesimo, adesso lo farà probabilmente. Ma che c'ha, tre carte rimaste nel mazzo? Sono tre le carte, altro che 10. Quindi incantesimo lo fa. Non credo che lo farà. Lo fa lo stesso. Lo fa perché ha contato di non morire? Aspetta. Ma ha pescato infinito, io te l'ho detto che ha pescato. Guarda, no, sacrifica e pesca due. Ok, e poi c'ha l'ultima pescata. E quindi ora non può più fare nulla. No, non lo fa l'incantesimo. Ma lui deve solo ed esclusivamente resistere. Sì, ma... Arriva una carta molto resistente che non può fare il suo secondo. No, direi proprio. Seconda abilità. Direi proprio di no. Però paradossalmente sarebbe stato bellissimo se Tom White avesse avuto questa stessa carta nel suo mazzo, avrebbe potuto targettare l'avversario. Ah, sì, si può targettare l'avversario. Beh, come Ancestrali Gol. Meraviglioso. Deep Analysis. Glielo fa. Forse Deep Analysis fa target player. Ok, quindi suicidio? Mi sa di sì. Ma scusami, è vero, ma si è suicidato. Allora. Non può fare nulla, è l'Ital, mi sa. Era comunque l'Ital. Oddio, non lo so, forse non è l'Ital. Allora, aspetta, se non era l'Ital, sicuramente era l'Ital. È una sciocchezza perché Deep Analysis è nel cimitero. Sì. Tu sei dimenticato? Sì, no cioè, ma magari non se l'è dimenticato. Le informazioni sono tutte, insomma. Ma forse era l'Ital.